Dopo le trote Sergio Rossi torneremo a parlare di gamberi, esattamente da qui a qualche minuto, al mondo della pesca, le difficoltà, i progetti, ma prima, essendo entrati in Valtrebbia, Cucina Osvo, ci concentriamo per alcuni minuti su un progetto legato ai bambini e alle famiglie. Si parla di escursionismo e non solo. Beh sì, è bello, anche perché credo di aver capito che questo è una serie di piccoli itinerari con i quali si può venire con i bambini e poi ci racconteranno, perché sono legati proprio dal filo conduttore delle favole. In questo viaggio che ci porterà anche a Fontanigorda, siamo nel frattempo a Rovegno in compagnia di Cristiano Fiore e Elisa Garfagna. Gite in Liguria a misura di bambino, leggo sulle vostre maglie, cosa si intende? Allora, il nostro è un portale nato da più di 10 anni che si occupa di promuovere, sviluppare e ideare itinerari e iniziative a misura di bambino a Genova e in Liguria, in tutta la nostra bella Liguria. Nel corso dell'ultimo anno, ho visto un po' le difficoltà che le varie località comunque riscontravano a livello economico, abbiamo pensato, grazie a Elisa Garfagna, grazie a un suo progetto, quello di creare degli itinerari tematici audioguidati basati su delle mappe cartacee. E allora, queste mappe cartacee vedo che le avete tra le mani, non è casuale la postazione in cui ci troviamo? Esatto, questo è appunto un punto che si ritrova all'interno della mappa. Questo progetto, come tutte le altre mappe, è nato in pandemia, proprio in quel momento in cui abbiamo deciso di voler portare poi, una volta aperta, le famiglie sul territorio insieme ai bambini. Questo è un modo di fruire il territorio molto semplice, perché non comporta alcuna installazione e alcun investimento anche da parte del comune stesso. La famiglia accede tramite questa mappa ai QR code che vengono puntati con lo smartphone, e questi QR code raccontano una storia. Raccontano una storia, però Sergio Rossi, forse è il caso di spiegare alle famiglie e non solo a loro che ci stanno guardando in questo momento, quando siamo intorno a metà settembre, le opportunità che ancora abbiamo davanti nelle prossime settimane da queste parti, visto e considerato che l'autunno è un mese di camminate da queste parti. Ma è un mese che quasi quasi, essendo passata una buona stagione, diventerà un mese particolarmente adatto, perché poi se ti scegli le ore buone, le giornate buone, vedi una natura spettacolare e soprattutto hai di solito un clima, una temperatura che è l'ideale, quindi l'autunno va benissimo assolutamente. E quindi perché siamo proprio qui davanti a questa installazione? Allora, siamo qui perché abbiamo scelto la Valtrebbia come la Valle degli Anelli. Abbiamo scoperto questi 5 anelli, uno dei quali, il più importante, era già esistente, ed è il Sentiero delle Favole. È un sentiero di breve durata, composto da 6 pannelli, ognuno dei quali racconta un pezzo di una fiaba. Un pezzo di una fiaba, una di queste fiabe è quella che abbiamo proprio alle nostre spalle, nel caso specifico questa si intitola La zuppa di sasso. E ovviamente le altre installazioni sono lungo il percorso. Poi la mappa prevede altre 4 località, Fontana Rossa, Fascia, Loco di Rovegno dove siamo noi, l'anello del Bosco delle Fate, la famosa spada nella roccia del Monte Gifacco, e l'anello delle Cappellette di Monte Bruno. Cosa importante da dire è che ogni famiglia che realizzerà questo percorso, che ritirerà la mappa presso il comune o i centri convenzionati, avrà in omaggio una girandola, una per ogni bambino. Chiaramente. Tutto in italiano e in inglese, dunque il consiglio da dare alle famiglie per il prossimo fine settimana e non solo è di ritirare queste mappe dove? Nelle sedi dei comuni di Fascia, Rovegno, Fontanigorda e Montebruno. Sì, sul sito poi ci sono anche i punti relativi. E il sito di riferimento è? www.101gitenliguria.it. Cosa ci stiamo dimenticando, soprattutto a beneficio dei telespettatori? Ci stiamo dimenticando che volendo possiamo anche accedere sull'app La Mia Liguria, e dentro all'app troverete non solo questi percorsi, questo anello, ma troverete anche tutto il progetto di Amappa che Liguria, che è il progetto estivo dedicato alle famiglie della regione Liguria. Spesso succede di dire: ma dove si va oggi, dove si va questo pomeriggio, non abbiamo di idee. Questa è qualcosa di più di un'idea. È qualcosa di più di un'idea, perché non è una cattedrale nel deserto, ma sono percorsi comunque in località, in zone e in ambiti che hanno anche dell'altro da offrire. Quindi tu te ne vieni, ti fai il tuo giro con i bambini, te ne vai a mangiare da qualche parte o ti porti il panino, e poi magari ti fai un giro da Fontanigorda a Gorreto, a Rovegno, a dove vuoi, insomma a Montebruno. Quindi tutto questo a Loco di Rovegno, nella fattispecie, anche se il tutto non si esaurisce qui, davanti a una casa in pietra che
cui non conosciamo i proprietari, ma che ha particolarmente apprezzato il cucinosofo. No, sa che cosa apprezzo? Io tutte le volte che passo di qua guardo questa casa per quanta cura è fatta, ma la vedo spesso chiusa. Quindi il fatto che oggi sia anche aperta e abitata, dato il periodo, mi fa davvero molto piacere. Complimenti ai proprietari che non conosciamo. Possiamo andare? Detto tutto, qualcosa da aggiungere? Grazie, grazie a tutti. Seguiteci sempre su 101gitainliguria.it, gita in Liguria a misura di bambino. Poi ci raccontate com'è andata la vostra gita con i bimbi, con la moglie, con il marito, con chi volete voi. Dopo la pausa torniamo a parlare di gamberi, ma andiamo verso Fontanigorda.